Il gruppo SDC, nel consiglio comunale di insediamento dello scorso 30 giugno, auspicava che il sindaco Sergio Di Raimo comunicasse non solo i nomi dei futuri assessori e del vice sindaco, ma anche e, soprattutto, le deleghe conferite a ciascuno di loro al momento della nomina formale. Normalmente, si legge in una nota del gruppo consiliare, tale nomina viene conferita con un atto scritto del sindaco e contiene l'indicazione delle funzioni assegnate a ciascun assessore, essendo sottoscritta per accettazione da quest'ultimo. Ovviamente, tale procedimento si completa prima della seduta consiliare. Nel primo consiglio comunale, però, il sindaco si è limitato semplicemente a presentare le persone individuate come future componenti della giunta, senza però alcuna ulteriore precisazione sulle funzioni che intende attribuire a ciascuna di esse. Ciò rappresenta un'anomalia che, forse, rivela una frettolosa composizione dell'organo esecutivo e, di fatto, impedisce, ad oggi, di valutare le competenze assessorili nei settori di riferimento, essendo al momento incerta l'attribuzione degli stessi. Il 30 giugno alle 18 circa, a Pontinia i carabinieri della locale stazione traevano arresto in flagranza del reato di evasione un 37enne cittadino di nazionalità indiana. L'uomo, nonostante la sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari, è stato sorpreso in bicicletta, per le vie del centro cittadino. L'arrestato è stato trattenuto nelle camere sicurezza in attesa del rito direttissimo. La vicenda relativa alla spesa di 20.000 euro per la causa giudiziaria legata al ricovero del minore non accompagnato egiziano, già ospite della comunità Utopia 2000 presso la Onlus Piccolo Principe, è oggetto di un pesante intervento dell'avvocato Giuseppe Fonisto. Siamo finalmente riusciti ad avere accesso ad una parte degli atti, ed è emerso che il comune, dopo aver perso la causa intentata davanti al Tribunale di Latina per opporsi al decreto ingiuntivo del Piccolo Principe, è stato condannato anche dal TAR di Latina. Il minore scappato da Bassiano e poi ritrovato a Bologna, non si trovava in comunità perché collocato dal comune e pertanto le spese non dovevano gravare sull'ente. Qualcosa non deve aver funzionato a doveri negli uffici e alla fine a pagare sono stati i cittadini di Bassiano. Ma l'ulteriore, inaudita gravità di tutta l'operazione, attacca Fonisto, è che come emerge dai mandati di pagamento, mentre per pagare i primi 10.000 euro si sono utilizzati i fondi destinati ad interventi per l'infanzia e i minori, per la seconda parte, di pari importo, si è messo mano sul denaro destinato agli interventi di aiuto personale a favore dei portatori di handicap grave. Potrebbe essere mutata da alcune sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, la composizione del Consiglio Comunale di Sezze. La gestione di alcune schede e la scelta di renderle nulle, oppure di accettarle con riserva nei vari seggi elettorali, ha convinto alcuni esclusi a presentare un formale ricorso presso il Tribunale Amministrativo. Stando a quanto si è riusciti ad apprendere, le schede contestate sulle quali si intende presentare un ricorso potrebbero interessare ben 4 esponenti, di diverse forze politiche. Confermato il ricorso di Luciana Lombardi, discorso simile, anche se manca la conferma ufficiale, per la situazione di Antonia Brandolini, seconda dei non eletti nella lista Il Bianco Leone. A soli 4 voti dal primo dei non eletti, Lidano Lucidi, la candidata avrebbe deciso di presentare un ricorso su alcune schede annullate perché il suo nome sarebbe stato scritto di fianco ad un'altra lista, ma facente sempre parte della stessa coalizione. Discorsi simili anche in casa Sezze protagonista con Di Raimo, con un doppio ricorso che potrebbe essere presentato dai candidati Giovanna Marchetti e Pasquale Casalini, rimasti fuori il vantaggio di Francesca Barbati rispettivamente per 7 e 10 preferenze. Il 1 luglio alle 2 del mattino a Maenza, lungo la strada regionale 609 Carpinetana, nell'ambito dei servizi predisposti dal Comando Provinciale di Latina, finalizzati al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, i militari del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Latina, in collaborazione con quelli della locale stazione, traevano in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti S.O. 55enne della provincia di Frosinone. L'uomo, controllato a bordo della propria autovettura, veniva trovato in possesso di 105 grammi di cocaina, avvolti in un involucro di plastica abilmente occultato all'interno del faro anteriore sinistro del citato veicolo. L'arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Latina, mentre la sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro.
la ricchezza della diversità. È stato questo il tema centrale della Festa dei Popoli che si è svolta domenica a Cisterna organizzata dal Comune. Ha aperto la manifestazione, il convegno Accoglienza e Integrazione per una responsabilità condivisa moderato da Michael Rufundo. Cisterna è terra di immigrazione e integrazione, luogo in cui convivono persone con dialetti e tradizioni diverse eppure unite nello sviluppo di questo territorio. Con la Festa dei Popoli, proseguiamo un cammino già ben avviato affinché anche i nuovi arrivati si innamorino di Cisterna e contribuiscano a renderla migliore. Il viceprefetto ha illustrato la situazione dell'immigrazione in questa provincia che finora non desta preoccupazioni di intolleranza, mentre il presidente Caribu vede negli aiuti, sia economici che di istruzione e formazione professionale, nei paesi di origine, l'unica soluzione al problema dell'immigrazione che oramai l'Italia non è più in grado di sostenere da sola. Nel chiostro di Palazzo Caetani erano presenti gli stand della comunità filippina, di quella nigeriana, della Caribu con prodotti tipici africani. Sul palco in piazza, invece, c'è stata la tradizionale danza filippina, spettacoli e laboratori della scuola di alfabetizzazione. Torna la zona a traffico limitato nel centro storico Gaeta Sant'Erasmo, con sistemi di controllo elettronici degli accessi. In quest'area, a partire dal 15 luglio fino al 31 agosto, dalle ore 21:30 alle ore 3, il venerdì e il sabato nel mese di luglio e tutti i giorni nel mese di agosto, potranno transitare e sostare solo i soggetti autorizzati. Lo ha stabilito la giunta comunale, con l'obiettivo di creare una vera e propria abitudine a regole ben definite. Le categorie aventi diritto al transito e alla sosta nella zona a traffico limitato sono i residenti, i non residenti proprietari o locatari di immobili insistenti nella zona a traffico limitato, i titolari di attività produttive o professionali ubicate nella suddetta area, gli ospiti delle strutture ricettive e turistiche con sede nella ZTL. Categorie particolari sono rappresentate dagli invalidi e dai diversamente abili che possono circolare e sostare nelle ZTL a titolo gratuito. Uguale trattamento viene riservato a chi utilizza auto elettriche, mentre i possessori di auto a metano o GPL possono usufruire della riduzione del 20% sulle somme dell'abbonamento richiesto. Gli uffici preposti al rilascio dei contrassegni autorizzatori sono dislocati nella Torre Civica. Anche fuori dal Consiglio Comunale, non si fermano le battaglie di Roberto Reginaldi. Il candidato sindaco di Noi con Salvini, torna a sollevare diverse questioni riguardanti i rifiuti, già attenzionate nei suoi 10 anni tra i banchi dell'opposizione nella massima assise cittadina, ormai, si legge in una nota, può essere solo definita vera emergenza. Ignoti, e forse non tanto ignoti, continuano ad abbandonare quintali dei rifiuti in ogni dove del territorio setino. Come attestano le foto, il fenomeno è in costante crescita. Le due foto sono state scattate in una piccola via che costeggia la ferrovia e precisamente si tratta di una stradina che unisce via Sicilia a via Casa di Piano. In passato è stata predisposta perfino una recinzione con rete metallica, ma i terroristi ambientali hanno pensato bene di abbandonare i rifiuti direttamente sulla strada. Quindi più che legittima, conclude la nota, la nostra richiesta affinché il sindaco dichiari lo stato d'emergenza predisponendo azioni per porre fine a questo massacro del territorio. È stata presentata alla stampa la nuova piattaforma informatica che servirà ad individuare i medici iscritti agli albi del Tribunale di Latina. La piattaforma è stata realizzata dall'Ordine dei Medici di Latina, con l'obiettivo di rendere più efficace la collaborazione fra Tribunale ed Ordine. Ad aprire l'incontro all'attuale presidente, Giuseppe D'Auria e il presidente dell'Ordine dei Medici di Latina Giovanni Maria Righetti. L'Ordine ha inserito nella piattaforma più di 365 medici ed odontoiati, il programma di facile consultazione permetterà agli avvocati, ai magistrati ma anche al semplice cittadino di conoscere quali sono i medici a disposizione dei giudici e degli avvocati come consulenti tecnici di parte. L'accordo siglato qualche giorno fa, non solo rende più semplice la consultazione dei registri ma rende consultabile anche il numero e la tipologia di incarichi di ciascun professionista. Infatti, accedendo alla piattaforma, si potrà facilmente iniziare la ricerca inserendo il nominativo oppure uno dei titoli di studio del medico o dello specialista che si intende individuare e di ciascuno, si potrà conoscere il curriculum e le specializzazioni. Dopo la conferenza stampa i giudici del tribunale si sono riuniti per prendere visione del sito e delle modalità di accesso.